È una bellissima esperienza e innanzitutto ringrazio gli organizzatori, chi mi ha invitato e ringrazio soprattutto i visitatori, perché ho visto tantissimo interesse da parte dei visitatori in queste tecniche molto antiche ma che sono sempre attuali. Il massaggio è fondamentale nel mondo sportivo. In Italia non abbiamo molto questa cultura, ma ultimamente sta aumentando molto la richiesta in questo senso. Siamo venuti con poche idee, era stato un esperimento e invece la risposta è stata molto positiva e siamo molto contenti. Il consiglio principale è venire a provarci, perché è uno sport poi di cui ti innamori. È un modo anche per scoprire le bellezze del lago che dalla spiaggia non riesci assolutamente a vedere. Abbiamo accettato molto volentieri l'invito fatto dall'organizzazione e devo dire che siamo soddisfatti dell'affluenza e della visibilità che la fiera concede. Technisan è sorriso, è disponibilità, è salute, più di una parola. Technisan è una sanitaria ortopedia presente in vari posti del Basso Trentino. Per noi era la prima volta e siamo contenti perché comunque abbiamo tanti clienti interessati e tanti appunto giovani sportivi che si interessano anche al nostro prodotto, quindi direi un'esperienza molto positiva. Oggi faremo dei test per quanto riguarda il settore fitness, andremo a proporre alcuni semplici esercizi, in un minuto lanceremo una sfida su quanti salti doppi si riescono a fare con la corda, piuttosto che alcuni test di forza con il bilanciere, sempre sull'arco di un minuto, su quanti stacchi sarà possibile eseguire. Sono due piccoli test per valutare la preparazione cardiovascolare e il livello di forza dei partecipanti e chissà, magari invogliarli e stimolarli ad allenarsi un pochino di più anche con noi. Siamo contentissimi di essere qui per la prima volta, per noi rappresenta un'opportunità per mostrarci e farci vedere in regione. Veniamo da Bolzano, ma la nostra intenzione è di aprire un punto vendita presso Trento e quindi è la prima volta per noi per farci vedere e farci conoscere. Molta visibilità, abbiamo incontrato tante persone, spiegato il nostro senso di impresa che è rendere lo sport accessibile a tutti e quindi pensiamo sia stato giusto partecipare ai Trentino Sport Days. Sport e alimentazione, un binomio molto importante. Sì, è un binomio importantissimo, è importante perché su questo tema c'è molta disinformazione. Lo sforzo che noi vogliamo fare come università ma anche come Slow Food è quello di far capire a tutti, anche in ambito sportivo, che il tema non è solo il bilanciamento delle sostanze nutrienti ma da dove arrivano queste sostanze, quindi in sostanza un richiamo al tema di un'agricoltura pulita, al tema di una qualità dell'alimentazione che sia rispettosa della salute delle persone, dell'ambiente. Lo sport deve essere collegato alla salute, i campioni sono pochi, le persone che devono fare sport sono tante e credo che questo sia quell'elemento di cultura alimentare, di educazione alimentare che deve partire dalle scuole e deve arrivare anche agli adulti. Quindi diciamo in una battuta, meno merendine e più cibi sani e tradizionali.